Ciao ragazzi del Mestix, Audio Video Production. Oggi vado a testare nuovamente, come vedete, il Paul Landers Fly Rig della Tech 21. Perché lo testo nuovamente? Questa volta lo vado a testare in una situazione live, quindi vi dico il mio routing. Gibson Les Paul standard con pickup Alnico 4, credo. Vado direttamente nel Fly Rig Paul Landers, quindi questo è il mio preamplificatore. Successivamente entro nel mio Driftwood Purple Nightmare, ma utilizzo solamente il power amp, quindi nessuno di questi funziona perché vado direttamente nel return e utilizzo solo la parte di power amp, quindi le mie valvole finali 6L6, se non sbaglio. Cassa David Laboga, serie Tight, quindi quella nuova, con i coni Mamzer 30. I due microfoni che vedete sono un microfono a nastro R1 della SE Electronics e poi SM57 della Shure. Vado direttamente in scheda audio e poi ho due secondi microfoni che sono dietro la videocamera, adesso non li vedete, sono i miei HPG C451B in posizione AX, quindi per avere stereofonia della stanza. Come sempre, se vi piacciono questi contenuti vi suggerisco di iscrivervi al mio canale YouTube, attivate sempre la campanellina, mettetela sempre su tutti, mi potete trovare anche su Instagram dove sarò molto più veloce a postare e se volete supportare questo canale ho anche un canale Patreon in descrizione dove effettuo tutorial di mixaggio e mastering, quindi potete supportare questo canale anche in questo modo. Vi faccio sentire i diversi suoni dei vari microfoni. Ok, allora nel precedente video che ho già testato, che potete vedere anche voi, vi lascio il link nel angolino che compare adesso, ho provato il Paul Landers direttamente in scheda audio, ho utilizzato poi un impulse response. In quella configurazione lì, ad alcuni è piaciuta, ad alcuni non è piaciuta, a me particolarmente è piaciuto il sound del Paul Landers perché come sound mi piace, ma aveva un pochettino più di rumore di fondo. In realtà anche qui c'è lo stesso rumore perché se io apro i miei pickup, quindi il volume della chitarra, sentite questo rumore di fondo, è molto minore però, quindi in questa situazione funziona sicuramente meglio e vi volevo far sentire appunto il vero sound che potete ottenere in un ipotetico live appunto con tutto il rig e come sentite è davvero una figata. Testarlo per benino, iniziamo con il canale pulito e questo amplificatore ha davvero un bel pulito, quindi è un peccato skipparlo, quindi sentiamolo. Abbiamo il tasto bite come sempre per tirare su gli alti. Ovviamente era senza, adesso con. Se volete
vedere il video intero della spiegazione proprio del pedale, vi suggerisco di andare a vedere l'altro video che ho già fatto, perché qui vado a farvi sentire un pochettino il suono. Solo suono, non vado a spiegarvi tutti quanti i controlli. Metto un po' di riverbero. Bellissimo anche il compressore, potete dare delle pacche. Senza compressore. Ok, passiamo direttamente al distorto, perché nel pulito possiamo anche stoppare. In realtà qui potete avere anche il DI, quindi staccando completamente il pedale. Questa è proprio la DI che va direttamente nel power amp. Pulito. E distorto. Allora, il distorto ha un livello di gain che è quasi subito al massimo, cioè non riusciamo a fare un crunch. Questo è gain a zero, cioè drive proprio a zero. Appena lo alziamo un po' abbiamo già subito tutto quanto il nostro gain che possiamo avere. Abbiamo i medi chiusi. Apriamo i medi. Questo preamplificatore ha tantissimi bassi. Cioè, vedete, adesso io sono praticamente a metà. Senza. Esagerati. Un tasto veramente figo è il mid shift, questo, che ci va a chiudere le medie. Non contenti, possiamo utilizzare anche il boost, perché c'è un boost. Lo attiviamo. Con il tasto punch andiamo a dare un po' di medie quando vogliamo fare un assolo. E possiamo attivare anche il delay.
bestia. È una bestia. Ok ragazzi, volevo farvi sentire un pochettino come suonava appunto questo preamp, perché davvero vale, vale davvero tanto. Piccolino, ve lo portate in giro dove volete, ve lo attaccate a un power amp, a un mixer amplificato, e avete il vostro sound veramente veramente figo. Quindi come sempre avete il link in descrizione se volete acquistare questo bellissimo preamplificatore. Come sempre iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!